Il terzo convegno internazionale Ambiente e Futuro. Siamo con il commissario della provincia della Spezia, Marino Fiasella. Ambiente, mare e territorio sono i temi di quest'anno. Cosa ci può dire di più? Ma dico che per la terza volta organizziamo in Palmaria un appuntamento importante che serve a noi per riflettere di noi stessi e riflettere senza chiuderci, ma confrontandoci col mondo, con le esperienze che nell'Europa, nel Mediterraneo, sono più avanzate rispetto ai temi che riguardano appunto lo sviluppo e la sostenibilità. Stiamo cercando di coinvolgere come tradizione le scuole, lo stiamo facendo anche quest'anno, c'è pieno di studenti, c'è una stanza gremita nel primo convegno del mattino, dal quale sono uscita appunto ora, per spiegare davvero che cos'è la sostenibilità e quali sono le sfide, le scommesse che li attendono. Insomma, mi sembra che, gli ho detto di questo termine, ormai abbiamo lastricato il mondo, sostenibilità ne parlano tutti, ma bisogna compiere quella fatica, quello sforzo di conoscenza, di apprendimento perché davvero si facciano i fatti dentro questo concetto della sostenibilità. Mettendoci impegno, studiando, comprendendo le cose, cercando di mutuare le esperienze più belle che sono fatte appunto nei territori con i quali riusciamo a connetterci, a metterci in relazione, molto spesso solo attraverso la rete, e qua facciamo in modo che queste esperienze belle siano raccontate in questo territorio, dentro un rapporto anche personale, umano, permettendo un confronto e uno scambio diretto delle esperienze possibili. Quali sono gli obiettivi finali di questo convegno? L'obiettivo è sempre quello di fare cultura, di fare conoscenza, di fare relazione. Anche quest'anno riproponiamo il tema del patto dei sindaci, sarà la firma di un protocollo fra noi e la provincia di Massa, con il collegamento in videoconferenza di Pedro Balestrero da Bruxelles. Ci sono rappresentanti del Comitato delle Regioni, il delegato in Italia a Milano del Comitato delle Regioni, per vivere anche questa dimensione europea. Quindi un territorio che non si vuole isolare, ma che afferma dentro questo convegno la propria appartenenza a questa dimensione dell'Europa, offrendo all'Europa le proprie esperienze, le proprie particolarità e in questo posto suggestivo, diciamo, anche la propria bellezza. A proposito di territorio, qual è il destino, istituzionale della provincia spezzina, secondo lei? Ma questo è il tema che uno dice a proposito o meno, non lo so, però abbiamo deciso, perché il dibattito è così caldo, perché ci sta così a cuore, abbiamo pensato dentro questi 3 giorni di Palmaria di offrire una riflessione, un confronto con gli amministratori del Tigullio, della Lunigiana, che sono le terre vicine, anche su questo tema che è assolutamente è il tema di oggi e di domani. Un tema che è al primo punto dell'agenda politica di questo territorio. Mi sembra che ci sia da parte di molti una sottovalutazione di questa opportunità. È vero, dicono, ma Fiasella cosa vuole? Voleva salvare la provincia, adesso è stata salvata. Sì, no, non è contento che sia stata salvata a queste condizioni. È importante perché Fiasella crede nella dimensione del territorio e dell'area vasta. Crede dell'ente che è di sussidiarietà a tutti i territori, anche quelli più marginali. A questa idea di paese, che è esattamente l'opposta di quella invece che è sancita, affermata con la Costituzione delle aree metropolitane, che fanno di un paese che avrà 10 città sempre più forti e i territori che di pertinenza attorno a queste città affermeranno un potere vero, economico, produttivo. Bisogna invece, in un momento di crisi, che questo paese ripensi a se stesso, perché questo allora diventa centrale anche metterlo dentro un convegno che parla di ambiente, di sviluppo sostenibile del territorio, perché dalla crisi si esce davvero se sappiamo assegnare un compito, un piccolo compito, una piccola parte a ogni ettaro del territorio della nostra provincia, della nostra regione, del nostro paese. Voglio dire che molti territori danno uno, non tutti potranno dare 10, ma anche due è più di uno. Contribuire alla produzione di questo paese, al valore di questo paese. Ho detto provocatoriamente in una riunione, ho detto, ma bisogna che torni Mussolini perché si capisca davvero che il territorio è tutto importante, tutto può svolgere una funzione. A volte basta sostituire un'essenza in un bosco, mettere un albero invece quelli che ci sono ammalati, che si contribuisce alla ricchezza del paese. Molto spesso, ricostruendo una cultura che sa che cosa si mette sul territorio, si riesce a fare quella attività senza metterla in conto a nessuno, di manutenzione ordinaria del paese, di prevenzione, che è molto efficace, molto più efficace degli interventi di stagione di pulizia degli alvei o di pulizia dei sentieri. Gli alvei e i sentieri, se si costruisce un'economia facendo cultura di territorio, cultura territoriale, sono puliti senza metterli in conto a nessuno, perché sono gli agricoltori, i boscaioli, i coltivatori che stanno lì.
che ne capiscono l'importanza nel mantenere quel territorio. E si risolvono così, non con interventi a spot. Qualcuno dice abbiamo avuto i disastri, spendiamo prima invece che dopo. No, bisogna fare una politica diversa prima invece che dopo, perché altrimenti quando quel territorio si ammalora, viene abbandonato, va in cancrena, finisce per intaccare tutti i tessuti sani che gli stanno vicini, quindi è un progresso, non si può isolare un pezzo di corpo ammalato, bisogna perché questo interagisce con i tessuti sani vicini. E quando accade ciò che è accaduto il 25 ottobre dello scorso anno dimostra questo, che non possiamo permetterci un territorio ammalato.